un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di un autentico padre della patria, Camillo Benso, conte di Cavour, il principale artefice dell'unificazione italiana e un grande esponente del liberalismo dell'Ottocento, vissuto tra il 1810 e il 1861, che incontriamo e possiamo conoscere meglio grazie a un suo successore alla carica di presidente del Consiglio, cioè Giuliano Amato, che pubblica col Mulino C'era una volta Cavour, la potenza della grande politica, 344 pagine, 20 euro. Un libro interessante anche perché appunto fa parlare Cavour, di cui sono presentati alcuni memorabili discorsi, 10 sono per la precisione, seguiti da quello di Urbano Rattazzi, che comunica alla Camera dei Deputati il 6 giugno del 1861 la morte di Cavour, avvenuta, come ricorderete, poche settimane dopo la proclamazione del Regno d'Italia. I discorsi vanno dal 1850 all'ultimo, sulla questione romana del 1861, e abbracciano vari temi che tra l'altro fanno emergere appunto la visione liberale, convinta, pugnace di Cavour, in particolare per esempio il discorso del 1852 sulla libertà di stampa. Ma sentiamo adesso da Giuliano Amato che quadro emerge del conte di Cavour da questo libro. Buonasera Giuliano Amato. Buonasera a lei. Presidente Amato, parliamo di Cavour. Nelle prime righe del sua introduzione, lei sottolinea come Cavour guardasse all'unità nazionale come un elemento imprescindibile di modernizzazione, di progresso civile ed economico dell'Italia. Allora oggi Cavour come risponderebbe a quanti ancora lo criticano per come fu condotta l'unificazione? In fondo lui stesso aveva dovuto già subire delle contestazioni, per esempio quelli che poi accusarono Cavour di aver dato vita in realtà a un'italietta. Ecco, la statura di Cavour in che cosa si manifesta? Beh, sa, la statura di Cavour si manifesta nel fatto che, come è stato detto da molti, e forse il più autorevole fu il presidente Napolitano in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, Cavour fu quello che realizzò un esito che era forse il più improbabile nelle condizioni del suo tempo. Tant'è vero che, me lo ricordo, proprio in occasione del 150° Napolitano invitò i nostri storici ad uscire dalla diatriba che poteva aver senso nella seconda metà dell'Ottocento sull'italietta realizzata contro l'Italia molto più bella che altri avrebbero potuto realizzare. Siamo rimasti troppo a lungo con il rimpianto di una storia impossibile. Noi avevamo una situazione interna in cui il sostegno all'unità era limitato e soprattutto avevamo una situazione esterna in cui grandi potenze rispetto al piccolo Stato sabaudo avevano interessi che in un modo o nell'altro contrastavano con l'unità. Essere riuscito a creare alleanze sufficienti all'esterno e un consenso sufficiente all'interno per poi realizzare ciò che si è realizzato ha fatto sì che Cavour meritasse il giudizio che ne dette l'Economist alla sua morte, uno dei pochi statisti di livello europeo. E quindi lei colloca Cavour proprio nella tradizione della grande politica, spiegando che la politica significa, la cito, partire e arrivare alla fine ricavando dagli addendi un risultato superiore alle loro somme. Una lezione che è andata perduta? È esattamente questo, una lezione che è andata perduta. Io mi sforzo di dire, attenti, non solo in Italia ma in buona parte delle nostre società occidentali, guardiamo la Germania, guardiamo la Francia, guardiamo a quello che sta accadendo negli Stati Uniti. La grande politica, questa è la lezione che il libro in qualche modo vuole offrire, è una bellissima cosa, è una grande arte, merita che le persone che hanno capacità, talento e competenze vi si dedichino, non la lascino alle persone mediocri come troppo spesso accade.
perché la politica ha questa caratteristica, realizza disegni che in partenza hanno pochi ingredienti per essere realizzati e che attraverso il lavoro creativo dei bravi politici piano piano costruisce se stessa. Ecco, io amo nel parlare di questo libro dire: il ponte costruito dall'ingegnere è un ponte che, una volta fatto il disegno, l'ingegnere compra i materiali e li mette insieme. Il politico i materiali non li ha. Deve avere il disegno, questo è il punto fondamentale, deve avere il disegno e poi passo dopo passo fa nascere il ponte che porta al di là. È bellissima come attività ed è fondamentale se vogliamo realizzare un futuro sul quale non tutti in partenza siamo d'accordo. Deve avere un disegno il politico e non seguire il vento che tira, lei scrive. Tra l'altro sottolinea il rischio che si assunse Cavour, perseguendo il suo disegno, quando decise di rompere con la destra liberale. Con la destra illiberale, con la destra illiberale, perché Cavour è un uomo che, figlio di una famiglia ricca, collocato naturalmente quando entra in politica a destra, ma è una destra che, nonostante lo statuto sia già stato concesso da Carlo Alberto, è una destra che è legata al prima, che è legata ai privilegi, che è legata al protezionismo, che è legata al confessionalismo. Cavour si rende conto che una posizione politica come quella gli impedirebbe le riforme che sono necessarie per costruire le condizioni dell'unità d'Italia, e allora si sposta progressivamente verso il centro-sinistra incarnato da Rattazzi e fa una serie di passaggi, il più bello, che nel libro è raccontato attraverso il suo discorso, è l'opposizione ai dazi, alle tariffe che difendono le rendite, i privilegi delle industrie locali protette contro quelle di una possibile concorrenza che viene da fuori, e lui dice: di questa noi abbiamo bisogno, occorrono le riforme, occorre avere il coraggio di esporsi in campo aperto. Se non eliminiamo i dazi, come costruiremo un mercato nel quale le imprese italiane possano crescere come le imprese degli altri paesi? Beh, insomma, è una bella visione che poi lo porta a formare una maggioranza capace di realizzarla. A proposito di riforme, fin dal primo discorso che viene pubblicato, un discorso del 1850, Cavour argomenta che se non li si anticipano arrivano i rivoluzionari, quindi la professione di fede in un riformismo quando ancora non si usava la parola. Sì, esatto, e questo per lui è un argomento fortissimo. Non dimentichiamo che ha alle spalle il 48, il 48 francese, no? Che generò, noi vecchi ce lo ricordiamo ancora, attenti perché se no succede un 48. Ecco, nulla poteva spaventare di più i conservatori che non il rischio di far succedere un 48, e allora lui lo sottolinea questo rischio e più volte ai riguardi più diversi dice: attenti, se non si fanno le riforme si favoriscono i rivoluzionari, i rivoltosi, e lui se ne saprà avvalere alla grande. Il suo capolavoro,
sarà il consenso e sostegno che dà all'impresa dei Mille, che se ne va a sud, conquista la Sicilia, conquista il continente fino a Napoli, ma lui sa benissimo che se viene toccato lo Stato Pontificio dai garibaldini, la Francia interverrà a difesa del Papa, come aveva fatto contro la Repubblica Romana, e allora lascia che Garibaldi arrivi fino al Napoletano e poi dice a Napoleone III: qui dobbiamo intervenire noi, altrimenti i rivoltosi si impadroniranno di Roma. Ed è così che riesce ad ottenere il consenso dell'alleato prezioso francese a che le truppe sabaude guidate dal re entrino nello stesso Stato Pontificio, purché sia salvo il Lazio col Papa, un vero capolavoro. Lei fa un paragone fra Cavour e due grandi figure della politica, un liberale Giolitti e un cattolico liberale De Gasperi, dicendo che fra i due più degno di stare accanto a Cavour è stato De Gasperi. Ce lo può spiegare? Ma è molto semplice per me, sa, il terzetto si trova nei libri di storia, no? Io non l'ho inventato io, che i grandi della storia d'Italia siano stati Cavour, Giolitti, De Gasperi, poi magari vengono anche aggiunti altri, è tra le cose che si dicono. Io ho fatto il pignolo in qualche modo e ho detto: guardate, io De Gasperi ce lo vedo, perché De Gasperi è uscito con successo da condizioni che erano, se non uguali, le più simili a quelle di Cavour, avendo un paese piccolo, sconfitto, non era il caso di Cavour, ma comunque isolato, lontano dalle grandi potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, che si presenta alla conferenza di Parigi per la pace dicendo di essere consapevole che nulla al di fuori della vostra personale cortesia sta dalla mia parte, eppure è riuscito ad inserirlo questo paese, a farne un paese fondatore della comunità allora europea, a farlo partire nella ricostruzione, quindi dal nulla un processo tutto positivo. Giolitti ha fatto cose al suo tempo altrettanto importanti, ha spostato la maggioranza, lui addirittura verso i socialisti, ha legittimato lo sciopero e l'azione dei sindacati, ha sbagliato l'ultima mossa, quella nei confronti del fascismo. Ecco, lui diceva: io faccio sempre i vestiti sulla gobba di chi li dovrà indossare. Il vestito per il fascismo lui lo sbagliò, lo preparò convinto che si trattasse di uno dei tanti movimenti assorbibili dalla tradizione, non capì che quello era un movimento nuovo con una forza tutta diversa e ne fu travolto. Grazie a Giuliano Amato, buona serata. Grazie a lei. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. E Giuliano Amato è autore, anzi coautore, di un libro di cui si è parlato molto in questi giorni per una polemica che forse era abbastanza eccessiva, ed è il libro che aveva scritto con Donatella Stasio, giornalista del Sole 24 Ore, il giornale della società alla quale appartiene questa radio, che si intitola Storia di diritti e di democrazie, pubblicato da Feltrinelli, 280 pagine, 22 euro. E il sottotitolo spiega il contenuto di questo libro, La Corte Costituzionale nella società. Della Corte Amato è stato giudice nonché presidente dal 2013 al 2022, e qui i due autori partono da una svolta avvenuta proprio in quel periodo, quando la Corte Costituzionale decide di aprirsi maggiormente alla società circostante e di farsi conoscere meglio, e quindi qui raccontano quegli anni attraverso la presentazione e l'illustrazione dei casi più importanti, che segnalarono appunto l'evoluzione della giurisprudenza della Corte, che merita di essere meglio conosciuta da parte dell'opinione
l'opinione pubblica. L'ultimo dei presidenti di quegli anni è stato appunto Giuliano Amato, che qui rievoca decisioni importanti della Corte su temi particolarmente sentiti dell'opinione pubblica, temi trattati appunto in quegli anni, per esempio quello relativo alla condizione carceraria o al suicidio assistito o all'ergastolo ostativo. E conclude Amato sottolineando l'importanza per le istituzioni di comunicare efficacemente proprio per la crescente difficoltà delle questioni che devono affrontare. Naturalmente Amato e Stasio insistono giustamente sull'importanza di questi organi, che non a caso i regimi autoritari o aspiranti tali cercano in tutti i modi di condizionare, se non di imbavagliare e di asservire. E a questo punto il confettino. Per aiutare i più piccoli ad accostarsi al significato delle istituzioni democratiche segnalo il libro di Paolo Comentale, autore di Spettacoli teatrali per ragazzi, e che ha scritto La Repubblica dei Gabbiani, pubblicato da Progedit, 60 pagine, 16 euro, che esamina come attraverso l'esperienza di un viaggio in comune per scoprire il mare, Fiocco, Becco di Pietra e il Santo, i tre gabbiani del titolo, accompagnati dal vecchio pirata, scopriranno come affrontare sorprese e difficoltà attraverso appunto il metodo della democrazia e in particolare il meccanismo del voto. Un sistema assurdo, folle, riconosce uno dei tre gabbiani, che con gli umani, aggiunge, non funzionerebbe mai. Con noi può funzionare, eppure anche gli uomini non possono farne a meno, aggiungo io, per poter vivere insieme. Immancabile, tornando alla politica, il riferimento a Cavour nel libro di uno dei più noti storici del Risorgimento, Roberto Balzani, docente di storia contemporanea all'Università di Bologna e autore di Andare per i luoghi del Risorgimento, pubblicato dal Mulino nella collana Ritrovare l'Italia, 172 pagine illustrate, 13 euro. Interessante anche perché l'autore non propone solo i luoghi più noti e proverbiali legati alla memoria del Risorgimento, come Caprera o il Vittoriano, ma anche quelli più appartati e umbratili, così li definisce, che accompagnano nella memoria storica il gusto della scoperta o della riscoperta anche paesaggistica. È proprio il caso di Cavour, che chiude il capitolo dedicato a Torino, la città del Risorgimento, e il luogo scelto a questo proposito è la Villa di Santena, dove Cavour oggi riposa, aperta al pubblico, ma anche ad eventi privati, tendenza che in fondo non scandalizza l'autore, che infatti si dichiara pronto a riconoscere che una nuova aristocrazia ha preso il posto dell'antica e riusa gli spazi secondo un'oculata convenienza, come è sempre avvenuto. E questo itinerario di Balzani, che ci farà raggiungere tante mete, ci farà ricordare tanti protagonisti, noti e meno noti, del Risorgimento, e soprattutto un'occasione per riflettere come gli italiani abbiano percepito, giudicato, celebrato o trascurato questa pagina centrale della loro storia. Fermiamoci ora al mestiere di Cavour, quello di politico e soprattutto di ministro, e lo facciamo con due libri diversissimi anche nell'ambientazione temporale. Il primo è di uno dei più importanti scrittori di lingua araba, Abu Hayyan al-Tawidi, vissuto poco più di 1000 anni fa, morì infatti nel 1023 in Iran, mentre era nato probabilmente in Iraq. Famoso per il suo cattivo carattere, al-Tawidi ci ha lasciato alcune testimonianze letterarie considerate tra le più importanti della letteratura araba. E adesso l'editore Pacini ripropone una di quelle più significative, L'indole dei due visir, nel quale l'autore manifesta la sua avversione per i due visiri, i due ministri appunto di cui parla. Ma l'opera non è soltanto la testimonianza letteraria di un'avversione profonda che secondo alcuni perseguiva anche lo scopo di lanciare il malocchio ai due malcapitati, ma soprattutto è questa un'opera sul potere e sulla politica, nonché sulle corti dove gli intellettuali si piegano a mecenati e uomini di potere, come scrive nella prefazione Alessandra Persichetti, che insegna all'Università di Siena. Il libro è tradotto dall'arabo da Ishan Esimi, 182 pagine, 18 euro, e il quadro che ne emerge è molto vario e curioso. L'autore non fa mistero della propria antipatia, manifesta la propria insofferenza, dipinge sotto una pessima luce molti caratteri. Ne emerge insomma un quadro vivacissimo e sempre attuale, nonostante le differenze di tempi e di culture, oltre che di costumi, degli eterni meccanismi del potere, e lo dimostrano queste righe che vi propongo. Dato che sono stato da lui duramente afflitto, egli dovrà subire lo stesso trattamento. Mi ha gettato fuori dalla sua cerchia, oltrepassando ogni limite.
Gli rigetterò quindi addosso tutta la mia collera. Mi ha privato dei suoi beni. Lo svergognerò. Mi ha umiliato. Lo metterò alla berlina. Ha stabilito che sarò l'unico a subire il fallimento presso la sua corte. Farò allora in modo che venga calunniato tanto da bruciargli dentro. Chi ha iniziato è il vero colpevole. Chi invece reclama giustizia è scagionato. Facendo i conti, il risultato mostrerà chi otterrà ciò che rimane. L'evidenza discernerà il vero da ciò che è nullo. Un esame attento distinguerà la verità dal falso e un giudizio imparziale assolverà la vittima e castigherà il colpevole. Il poeta ribadisce infatti in tal senso: voi impedite ciò che è in vostro potere, ma non potete impedirci di parlare. Un ministro dei nostri giorni invece è quello della cultura del Montenegro, protagonista del libro di Stefan Boscovic, scrittore e sceneggiatore di quel paese che ha ottenuto diversi premi europei, compreso quello dell'Unione Europea per la letteratura 2020, assegnatogli proprio per questo libro che vi propongo, Il Ministro, tradotto da Elvira Mužić per Bottega Errante Edizioni, 214 pagine, 17 euro. Anche qui scopriremo il lato miserabile del potere attraverso 9 affannose giornate del ministro Kovacic, che affronta una durissima crisi provocata dall'uccisione accidentale da parte sua di un artista nel corso di una performance. Naturalmente la sua carriera, basata sostanzialmente sull'opportunismo e la fedeltà ai potenti, a quelli autentici, va in frantumi, costringendolo a riflettere sull'inconsistenza e la vacuità del proprio ruolo. E proprio nel corso di una missione a Baku, il ministro, inconsistente e servile, dovrà fare i conti con la propria inutilità, come testimoniano queste righe che adesso ascolteremo. Quella città mi faceva venire i brividi. Enormi facciate dietro le quali si spalancava il vuoto. Sul vetro del finestrino, davanti ai grattacieli che scorrevano, c'era anche la mia testa senza volto. Capelli all'indietro, pieni di gel e un viso curato e vuoto. Non era un caso che proprio io, Valentino Kovacevic, portatore di un nome e di un cognome completamente insignificanti, fossi venuto a visitare quella maledetta città. Le sorti delle città e degli individui possono essere unite in un attimo da un filo invisibile. Era sufficiente pigiare un bottone per abbassare il finestrino e cancellare così il confine tra me e quella vita nella quale non riuscivo in nessun modo a saltare. Ho semplicemente continuato a osservare quel susseguirsi turbolento di cumuli di pensieri mentre la macchina accelerava con maestria e attraversava la notte desertica, lasciando dietro di sé il passato nel quale non sarei tornato mai più. Mazan russava già da un po' e non mi era di nessun aiuto. E concludo con un altro scrittore poco noto, questo da riscoprire senz'altro, lo svizzero Fritz Zorn, pseudonimo di Fritz Angst, nomen omen direi, visto che Angst significa preoccupazione, paura, ansia. Zorn morì giovanissimo nel 1976 e non riuscì a vedere la pubblicazione di questo Marte, il suo unico libro, salutato all'epoca da Giorgio Manganelli come senza dubbio uno dei più potenti libri che abbia letto in molti anni. Questo libro è pubblicato da Occam, editore di Perugia, 306 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Amina Pandolfi. L'autore parla della propria esistenza sulla carta dorata, si presenta come giovane, ricco e colto, ma aggiunge di essere infelice, nevrotico e solo. È figlio di una ricca famiglia borghese con casa nella lussuosa Costa d'Oro del Lago di Zurigo, il cui massimo ideale è non debordare dai limiti segnati dal conformismo e dall'adesione ai valori della più tradizionale borghesia elvetica. Ma il clima lo soffoca e ben presto Fritz, senza fare gesti eclatanti e darsi a fughe risolutive, manifesta un distacco profondissimo col mondo da cui proviene, della cui debolezza e miseria è simbolo proprio la sua famiglia, che il ragazzo comincerà a odiare, riconoscendo in essa la causa di tutte le sue nevrosi e della sua stessa malattia, di cui poi ci descriverà il manifestarsi. Insomma, è questo dello scrittore un ambiente che eleva a regola d'arte l'essere comme il faut, come si deve, adeguandosi alle convenzioni borghesi. E qui Fritz matura un'insofferenza assoluta
condotta che lo porta perfino a giustificare retrospettivamente la decapitazione di Maria Antonietta, che sconfina nella patologia e nella malattia. E queste righe testimoniano quanto sia profonda l'insofferenza maturata verso un mondo e una società nei quali non riesce più a individuare alcun soffio vitale. Ma non tutti considerano triste ciò che trovo triste. I miei genitori non si consideravano tristi, ma corretti, giusti, come il fuoco. La quiete della loro casa non era per loro una sofferenza, ma una virtù. In questo, del resto, non erano diversi dagli altri. Perché quante sofferenze nella nostra società sono considerate come virtù? La mia casa paterna non funzionava, non era viva, non veniva mai coinvolta in nulla e da nessuno, e rimaneva quindi indisturbata. Da noi tutto era sempre tranquillo, molto tranquillo. Nessuno poteva essere disturbato da tutta quella tranquillità. Nessuno aveva bisogno di gridare silenzio, perché noi eravamo già in silenzio. E appunto, perché non disturbavamo niente e nessuno, eravamo come il fo. E questa era tutta la nostra virtù. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Carlo Salvatore, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.